Mi hai preso un po' alla sprovvista, in un momento particolarmente incasinato. Sto cercando di mettere un poco di ordine nei lavori fatti dividendo in tanti anni, e come vedi qua c'è un gran casino. Voglio rianalizzare alcune cose iniziate negli anni 70 sul lavoro, sulla natura, tra gli odori, l'odore del materiale, la sensualità della materia, i colori, tutto il linguaggio legato all'ambiente naturale, ai tempi della trasformazione. Poi c'è tutto il periodo della pittura degli anni, quando c'era questa voglia di, oltre aver analizzato come potenzialità il linguaggio della natura, era un po', ad un certo punto la natura stessa in qualche modo mi suggeriva di seguire gli effetti che avvenivano, è diventato anche pittura. Pittura senza la pittura, pittura senza pennello, pittura autonoma, però insomma, comunque sia poi è nata come pittura. Queste qua sono delle germinazioni, ecco, quelle che mi affascinano di più, che io inseguo. E questo delle germinazioni, questo nasce anche un'osservazione che è nata in concomitanza con quello che insomma che sta succedendo anche nel mondo adesso, passaggi di popoli da una parte all'altra, di gente diversa, di miscugli, insomma il mondo sta talmente cambiando, come si fa a non sorprendersi delle cose? È una cosa, mi incazzo quando penso che non posso sapere cosa succederà tra 50 anni. In questo momento, per necessità e poi è diventato amore, sto lavorando sul micro, proprio sul minimale, le stesse analisi che prima proprio facevo in un percorso di sequenze differenziate nello spazio, quindi per allungare, era sempre tutto lavorato intorno allo spazio architettonico, lavoravo per espandermi, lavoravo per entrare negli spazi, fuoriuscire, adeguarmi allo spazio e nello stesso tempo reinventarlo in modo da creare due energie insieme. Il micro che poi ripetuto diventa macro. Ah beh, queste qui è che queste vorrei, no, vorrei che ci fosse una montagna fatta di piccole germinazioni, perché la natura deve continuare a germinare. Questo invece è proprio legato ai vari tempi di immersione di una certa colla con una certa materia, di vedere come reagisce, poi è come lavorare insieme al tempo che si trasforma. Tutto il lavoro dei cromogrammi sono stati fatti lavorando con la natura, mentre adesso, da quando questa casina, faccio degli esperimenti nella terra stessa, nel terreno, e con materiali che sono anche, prima erano materiali, lavorando così in grande, erano tutte molle di materiali diversi, adesso lavoro anche con la cenere, con delle cose diverse, sempre simbolico, lavoro sempre con dei materiali legati ad una simbologia antropologica. Natura, prima la studiavo dal punto di vista alfabetico, adesso la osservo nella sua drammaticità, anche un po' nella sua bellezza e anche nella drammaticità con cui la stiamo anche proprio rovinando, insomma, ecco, quindi c'è proprio questa attenzione a quello che sta succedendo, quindi è una sorta quasi di non so, questo perché se racconta in qualche modo la devastazione, insomma, è come se mettessimo una forza contraria a quello che la natura vuole esprimere, e quindi in questo c'è uno strano attrito, e questa osservazione alla natura mi fa lavorare più guardandola, mentre prima la rappresentavo la natura con la natura stessa. Sono tanto appropriata di questi materiali che ormai ci lavoro e so l'effetto che viene, e nello stesso tempo ho sempre delle sorprese, è quello che mi piace lavorando in questo modo. Come quando stavo dipingendo tantissimi anni fa, ecco, delle radici di rattania, che è un legno, insomma, quello che forma poi la rattania. E un giorno triturate, lavorate come le lavoro io, alla fine sono manipole, sono delle cose marroni, il colore è marrone, quindi quando in qualche modo con le mani o con la pennellessa, rovesciando questo colore marrone, con la luce nel tempo di poco è diventato blu. E lì è stata una magia a cui ho assistito alla trasformazione di un colore da marrone a blu, e infatti lo chiamavo blu di legno, sì, che tutti quelli che hanno reagito in quel modo sono i blu di legno. Per me io lavoro sempre come se fosse un libro. Il mio disegno era la piega.
La piega nasce dal libro, però, in questo senso sempre, è sacra, la piega ha una sacralità e quindi riuscivo in qualche modo a inserirmi all'interno di un linguaggio naturale con dei gesti che fossero molto antichi, legata al libro proprio in senso quasi sacrale, no? Quindi legata a delle cose che non vengono, un gesto che nasce da me, ma che è un gesto antico che si porta appresso alla memoria, la famosa piega del famoso libro. E nascono delle cose, quella testina, tutte cose che nascono spontaneamente. Certo, poi forse andrò un po' dietro, ma mica tanto, perché non vedi mai forme di pennello. Queste raccontano tautologicamente la materia che adopero, quindi sono per le lettere di legno, perché rappresentano la come il nome della materia che adopero, insomma la parte sua del linguaggio, la materia stessa, la misura, quindi tutto un insieme sempre legato a entrare nelle cose, a cercare di mescolare, di capire il più possibile di quello che sta avvenendo.